Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi il nostro ospite è Jacopo Luzzi della Voice of America in collegamento telefonico da Washington. Buongiorno e buon anno Jacopo. Buongiorno, buon anno Dario a tutti quanti. Ecco Jacopo, si è appena conclusa l'avventura del Qatar, tu sei stato inviato dalla Voice of America a seguire i mondiali di calcio. Vuoi raccontarci innanzitutto com'è nata questa idea? Il direttore ha deciso di spedirti là in Medio Oriente. Ma guarda Dario, la VOA è dagli anni 70 che va a ogni mondiale, quindi io sono semplicemente stato l'ennesimo giornalista che è stato inviato. Certo, questo è stato un mondiale unico in inverno, novembre, Medio Oriente, senza l'Italia, quindi è stato sicuramente un evento unico nel suo genere che difficilmente si ripeterà, anche se si parla già di Arabia Saudita per il 2030, quindi non si sa, non diciamo, si sa che se la scelta del direttore è caduta su un italiano perché sono più esperti di calcio. Ma guarda, è poco comune, però ha anche una base fondata il fatto che comunque sia io calcio lo seguo per passione da più di 20 anni, quindi seguire un mondiale per me, io l'avrei fatto persino gratis, quindi essere andato lì per lavoro è stata la ciliegina sulla torta per chiudere bene questo 2022. Quindi sì, anche io lì mi sono confrontato con molti giornalisti sportivi, anche se non è che c'ho un grosso bagaglio sportivo, mi hanno fatto i complimenti. Per come il tema è facile, dai. Viene subito da chiederti, a tuo parere, quali erano invece le squadre più favorite e invece quelle che si sono rivelate sono delle sorprese. Anche io direi sicuramente fra queste c'è il Marocco, ma anche soprattutto gli Stati Uniti, che ha giocato bene, no, a questi mondiali. Ma guarda, noi abbiamo visto due semifinali dove giocavano Marocco contro Francia e Croazia contro Argentina. Se Francia e Argentina magari uno poteva immaginare che avrebbero fatto strada, la Croazia e il Marocco sono state sicuramente le sorprese del mondiale. Anche gli Stati Uniti comunque sia hanno dimostrato che il calcio negli Stati Uniti è cresciuto, è migliorato, c'è del margine soprattutto per il mondiale 2026 dove gli Stati Uniti giocheranno in casa. E quindi no, va detto, un mondiale di sorprese. Anche l'Argentina, che ha perso con l'Arabia Saudita, poi è andata ai rigori con l'Olanda, o anche la Francia, che comunque sia ha sofferto con l'Inghilterra, ma il Portogallo eliminato dal Marocco, la Spagna eliminata dal Marocco. È stato un mondiale
unico nel bene e nel male. Ecco, diciamo che la vincita dei mondiali da parte dell'Argentina, no? Per te che naturalmente lavori al telegiornale La Voice of America in spagnolo, che voi siete molto seguiti in Sud America, coprite tutto il Sud America, ha rivestito un significato speciale per voi? Beh, ovviamente col fatto che l'Argentina è arrivata fino alla finale e ha vinto, ha dato un senso alla nostra copertura, perché comunque sia non è che raccontavamo la finale della Francia o dell'Inghilterra, comunque sia America Latina, nemmeno Brasile, perché se già portoghese è un'altra divisione, era proprio squadra dell'America Latina. Per noi avevamo il Messico e l'Argentina e le candidate favorite, quindi l'Argentina che ha vinto ha giustificato ancora di più la nostra presenza fino alla fine, perché ti ricordo che noi siamo stati 33 giorni e siamo stati probabilmente l'unica divisione insieme all'Africa che ha coperto il mondiale dall'inaugurazione al giorno post finale. Ecco, appunto, tu giornalista italiano, Jacopo Luzzi, lo ricordo in collegamento telefonico da Washington della Voice America, tu che sei stato catapultato nel mondiale in Qatar, ecco, diciamo, le sale stampa, le nuove tecnologie, gli scambi di informazione fra redazione e il sito dove operavi, cosa è cambiato nel fare giornalismo, Jacopo? Adesso passa tutto sui social media. Noi comunque eravamo lì nel media center, è vero, c'erano centinaia di giornalisti provenienti da tutto il mondo, però le migliori notizie salivano comunque sia dai social network, cioè uno controllava Olé, ESPN, e a volte le notizie arrivavano prima di te che eri lì sul campo. E diciamo che adesso è una situazione fluida, dove ovviamente la fonte può arrivare da qualsiasi punto, a qualsiasi angolo, e uno risponde alla notizia in maniera diretta, molto rapidamente, anche guardando la partita quando la Germania ha fatto la protesta tappandosi la mano, o l'Iran che non ha cantato l'inno, diciamo che sono state cose che sono andate in onda immediatamente, un minuto dopo che uno ha visto la notizia. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, appunto, diciamo, tocchiamo un attimo questo argomento, no? Abbiamo visto come ad esempio la nazionale dell'Iran ha deciso di protestare non cantando l'inno nazionale, proprio in merito a quello che stava accadendo in quel paese, che continua a accadere in questo periodo. E nemmeno a farlo apposta, proprio in questi giorni l'UNESCO, l'Organizzazione della Cultura delle Nazioni Unite, ha diramato quello che sarà il prossimo tema per la giornata mondiale della radio del 13 febbraio, e sarà appunto la radio e la pace. Ecco, noi seguiamo da vicino la radio, ma in generale i media, secondo te, Jacopo, cosa possono fare per la pace? Domanda da un milione di punti. Io, guarda, parlando della pace, tutto, i media devono fare semplicemente una cosa: raccontare i fatti nella maniera più oggettiva possibile, prima cosa, ma se l'oggettività è un po' una chimera, perché comunque sia poi ogni giornale, ogni media ha la sua linea editoriale, perlomeno raccontare i fatti per come sono, e con i dati, con i numeri, con le fonti confermate, è l'unica cosa, perché se tu veramente vuoi promuovere la pace, raccontare la verità è sicuramente un buon inizio, perché se tu inizi a far circolare notizie false, promuovere la disinformazione, queste sono cose che fomentano l'odio, le tensioni, le divisioni e quindi anche la guerra, che è una conseguenza di tutto ciò. Ecco, l'hai detto prima, i prossimi mondiali di calcio si svolgeranno tra
Stati Uniti, Canada e Messico, e già c'è qualcuno che brontola perché si chiedono come faranno i calciatori, i vari team, le varie squadre a spostarsi da un paese all'altro. Una battuta su questo, e tu chiaramente come sono andati i rapporti con i tuoi colleghi giornalisti là in Qatar? Ti sei divertito moltissimo al di là del lavoro, immagino, no? Sì, guarda, ho lavorato troppo, però spesso e volentieri non pesava nemmeno il lavoro, perché comunque sia il lavoro era guardare la partita, raccontare la partita, intervistare i tifosi. Cioè è una cosa che probabilmente avrei fatto gratis se fossi andato lì come un tifoso. Mentre parlando del prossimo mondiale, si sta discutendo per esempio nella fase a gruppi di magari geolocalizzare i vari gruppi in una zona, quindi non è che uno gioca a Philadelphia e poi deve volare a Monterrey o prendere un aereo e andare fino a Vancouver. Cioè perlomeno per le prime partite, quando sono tre partite vicine, a parte che saranno due partite dei gruppi e poi dopo eliminazione diretta, si cercherà forse di non far spostare tanti giocatori, ma temo, ahimè, che gli spostamenti saranno un grosso problema e avranno comunque sia un fattore. Poi che questa gente non viaggia come noi, Dario, questi hanno i jet privati, arrivano lì mezz'ora prima, montano, cioè non è come noi che per andare da una parte all'altra ci mettiamo mezza giornata. Però sicuramente avrà un fattore, come il fatto che si è giocato adesso in inverno nel mezzo della stagione calcistica, anche quello ha avuto un fattore. Diciamo che un mondiale normale non lo vedremo più. Ecco, io direi che a questo punto il tempo a nostra disposizione è terminato. Jacopo, siamo davvero contenti che un nostro connazionale, un italiano, sia stato spedito a seguire questo mondiale in Qatar. Siamo doppiamente contenti per lo svolgimento fra 4 anni di un altro, che chiaramente si svolgerà proprio nel paese dove tu lavori. Ecco, diciamo che ci sono richieste anche da parte dei colleghi, quando poi sei rientrato ti hanno fatto un sacco di domande: ah, Jacopo, così Jacopo Colì, ti sei divertito, ti hanno fatto lavorare. Ma sai che io sono tornato poco prima di Natale e a tutti importava meno che chiedermi come sono state le cose. Probabilmente adesso, questa settimana, la prossima, quando torniamo un po' alla routine fuori delle festività, diciamo che più che altro hai risentito molto del clima, perché le alte temperature del Qatar, e poi sei arrivato a Washington con meno 20. Esatto, ma dico, Dario, io sono passato lunedì 19 a 26 gradi quando stavo lì nel deserto fuori Doha, e venerdì era meno 20 a Washington, quindi un'escursione termica di quasi 50 gradi che la mia gola non ha apprezzato molto. Però anche questo ti fa capire un po' qual è il lavoro del giornalista, ecco, che una volta sei da una parte e poi dall'altra e tutto cambia. Va bene, allora io ti ringrazio per essere stato il nostro ospite, spero di sentirti quanto prima con qualche altro argomento. Ciao Jacopo. Piacere, ciao Dario. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. In Ucraina arriveranno altre 10.000 antenne Starlink. Vice primo ministro Fedorov, Spacelink e Elon Musk ci aiutano. L'Ucraina ha firmato un accordo con la Space Exploration Technologies Corp di Elon Musk per più di 10.000 antenne Starlink che saranno inviate nei prossimi mesi, rende noto il vice primo ministro Mikhailo Fedorov in un'intervista alla stampa estera. SpaceX ed Elon Musk rispondono rapidamente ai problemi e ci aiutano, ha detto Fedorov, aggiungendo di aver parlato direttamente con Musk. Ci ha assicurato che continuerà a sostenere l'Ucraina. Quando abbiamo avuto interruzioni di corrente, gli ho scritto un messaggio e lui ha risposto all'istante. Ha già preso alcune misure. Capisce la situazione, ha detto il ministro. Starlink ha svolto un ruolo importante all'inizio della guerra in Ucraina, quando l'esercito russo si è concentrato sulla distruzione delle comunicazioni. Le antenne Starlink hanno permesso alle forze ucraine di operare mentre respingevano l'assalto russo iniziale, ha ricordato Fedorov. Asterisco 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 a questo
questa notizia si aggiunge che Elon Musk ha annunciato che 100 satelliti Starlink sono operativi anche sull'Iran. L'amministratore delegato di Twitter aveva annunciato 3 mesi fa l'intenzione di attivare il servizio per promuovere la libertà di accesso a internet e il libero flusso di informazioni per gli iraniani. 2 ricercatrici italiane hanno ricevuto una delle onorificenze più prestigiose dell'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici, IEE, la più importante associazione al mondo di ricercatori nel campo delle scienze ingegneristiche, con sede a New York, che ogni anno la assegna a soli circa 500 scienziati in tutto il mondo. Sono Arianna Menciassi, prorettrice vicaria e docente di robotica biomedica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'unica in servizio presso un ateneo italiano tra tutti gli eletti, e Cecilia Laschi, docente in aspettativa dell'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna, ora all'Università Nazionale di Singapore. L'onorificenza è conferita ad un numero molto limitato di membri che hanno contribuito in maniera significativa al progresso o alle applicazioni nel campo dell'ingegneria, della scienza e della tecnologia, affermandosi come leader per la comunità di riferimento. Per rendere idea della rilevanza di questo riconoscimento, basta sottolineare come il numero di premiati in un anno non supera l'1 per 1000 del totale dei membri votanti dell'IEE, che sono circa 409.000. Arianna Menciassi è stata nominata per il suo rilevante contributo allo sviluppo di robot per la chirurgia minimamente invasiva, uno dei campi principali della sua ricerca insieme alla microrobotica per applicazioni biomediche, agli organi artificiali e alla combinazione tra robotica tradizionale e soluzioni senza fili per la terapia mirata, con ampio utilizzo di fasci ultrasonici e campi magnetici. Lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a Cecilia Laschi per il suo rilevante contributo nel campo dei robot sofici, cioè di quei robot fatti con materiali morbidi e flessibili. L'applicazione Air Alert di Ajax Systems, che avvisa gli ucraini dei raid aerei, ha stretto un accordo con Mark Hamill, famoso attore per la sua interpretazione di Luke Skywalker nei film di Star Wars. Grazie alla collaborazione, Hamill avviserà con la sua voce gli utenti nelle zone interessate dal conflitto. Il leggendario Jedi segnalerà 5 tipi di pericolo: attacchi missilistici, bombardamenti, scontri di piazza, radiazioni e minacce chimiche. Air Alert è stata sviluppata da Ajax Systems, azienda con sede a Kiev che realizza sistemi e prodotti di sicurezza professionale e casalinga, con il supporto del Ministero delle Trasformazioni Digitali dell'Ucraina. L'app ha oltre 11 milioni di download ed è diventata uno strumento affidabile per informare gli ucraini di un pericolo imminente. In concomitanza con l'aggiornamento dell'app, Air Alert ha comunicato anche una partnership con United 24, un'iniziativa globale di raccolta fondi a sostegno dell'Ucraina, lanciata il 5 maggio 2022, di cui l'attore americano Mark Hamill è ambasciatore. Tra gli altri sponsor ci sono anche l'ex calciatore Andriy Shevchenko, il gruppo Imagine Dragons, la cantante e attrice Barbara Streisand, l'astronauta Scott Kelly e lo storico Timothy Snyder. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo con l'Argentina, Lionel Messi si è assicurato anche il primato su Instagram. La foto che lo ritrae con il trofeo vinto in Qatar è infatti diventata quella con più like sul social gestito da Meta. Fa parte dell'iconica immagine una galleria che ne comprende in tutto 10, raffiguranti il resto della squadra sul terreno di gioco dopo la finale con la Francia. Attualmente, il post ha oltre 68 milioni di mi piace, superando il record precedente di un uovo. Nel 2019, l'account chiocciola world-record-egg aveva infatti postato l'immagine di un semplice uovo con l'intento di farla diventare la più virale sulla piattaforma. Ad oggi quel contenuto ha quasi 58 milioni di like. Non sorprende che Messi abbia battuto il record di Instagram, come sottolinea il sito The Verge. La maggior parte dei post più apprezzati sull'app proviene da calciatori, con l'attaccante del Paris Saint-Germain che detiene 8 dei primi 20 posti. Messi è anche la seconda persona più seguita sulla piattaforma con 404 milioni di follower, dopo i 520 milioni di Cristiano Ronaldo. L'account ufficiale di Instagram ha il maggior numero di follower in assoluto, 580 milioni. Nel post, Messi scrive: "L'ho sognata così tante volte, la desideravo tanto che ancora non riesco a crederci. Grazie mille alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e coloro che hanno creduto in noi." Tra i primi ad apprezzare le parole anche Paulo Dybala, suo compagno in nazionale e attaccante della Roma. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email
radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.